Salve signori e ben ritrovati sul canale. Ci abbiamo girato intorno per un sacco di tempo, ma quest'oggi finalmente vi ho portato la mia lista custodi di tombe. Sti custodi di tombe ve li ho fatti vedere in un sacco di mazzi solo come supporto alla strategia principale del mazzo, che di solito era anche abbastanza stupida. Quest'oggi invece finalmente vi porto il vero mazzo custode di tombe, il mio mazzo, la mia versione insomma di custode di tombe puro. Intanto iniziamo col dire che il custode di tombe è considerato un antimeta, forse uno degli antimeta principali del GOT, se non l'antimeta principale del GOT, ma al di là di quello a me è sempre parso un mazzo molto valido anche al di là del discorso antimeta, insomma. Cioè non è per forza un mazzo che esiste solo come antitesi ai mazzi meta, vive di vita propria, insomma, possiamo dire. Ovviamente questo non significa che non sia anche un bastardissimo antimeta, ma quello è perché le sue carte lo fanno di loro. I custodi di tombe li conoscerete bene o male un po' tutti, perciò non credo di dover fare chissà che preamboli, perciò iniziamo subito la lista. Essa si apre con 3 per di spia custode di tombe, con i suoi ottimi 2000 di difesa, il suo effetto ottimo che chiama un altro custode di tombe, e questo, essendo un mazzo custode di tombe, ci dà quindi l'imbarazzo della scelta su che cosa evocare. 3 per anche per lanciere custode di tombe, ovvero il custode di tombe che trapassa fa danno perforante, di base è un 1500, con necrovale diventa un 2000. 3 per anche per assalitore custode di tombe, che è un 1500-1500, quindi 2000-2000 con necrovalle, e inoltre guadagna anche l'effetto, se c'è necrovalle, di poter spostare la posizione di battaglia di un mostro scoperto dell'avversario quando attacca. Effetto molto utile per eventualmente liberarsi di mostri grossi in attacco ma scarsi in difesa. Non ci sono mostri in doppia copia e perciò passiamo subito alle monocopie. La prima è già la trasformante. Al mazzo può capitare di finire le carte in mano abbastanza velocemente, dato che gioca diverse magie trappole, perciò con la giara possiamo rimpolparci la nostra mano. Inoltre, col fatto che giochiamo necrovalle, giara trasformante, nel caso scarti mostri all'avversario, soprattutto a luce oscurità, nel caso siamo contro un caos, ricordiamo che con necrovalle lui non può evocare i mostri caos, perciò giara ci può essere molto utile anche per questo. Abbiamo l'ultimo custode di tombe di livello 4 in monocopia, la guardia custode di tombe, che è 1900 di difesa, 2004 con necrovalle, quando viene scoperto rimbalza un mostro sul terreno. Utile per liberarsi in maniera abbastanza economica, diciamo, di limite di 1000 occhi o comunque rallentare l'avversario e rompergli le palle in maniera generica. Poi c'è anche una simpatica monocopia di Pomodoro Mistico, che quando viene distrutto in battaglia ci porta un custode di tombe. Fondamentalmente perché mostri oscurità 1500 meno d'attacco ci sono solo loro in questo mazzo. Non è fondamentale ed è per quello che lo giochiamo in monocopia, però è abbastanza utile per, vabbè, comunque sfoltire il mazzo di uno, chiamare il custode di tombe che ci serve in quel momento, ci fa praticamente da rinforzi dell'esercito per i custodi di tombe, sempre ovviamente che venga distrutto in battaglia. E gli ultimi tre mostri in monocopia sono abbastanza solita roba, ovvero Signora Guerriera DD, sempre per rimuovere dalle palle mostri dell'avversario che non ci piacciono, Virus Infetta Tribù, che magari possiamo al costo di scartare una delle 20 necrovalle che abbiamo in mano, cosa che capita sempre praticamente, distrugge un tipo di mostro sul terreno, quindi sempre uno spacchino ottimo, e poi Breaker per rompere le magie e le trappole. Chi l'avrebbe mai detto? L'ultimo mostro, monocopia, lo avete già visto come copertina del mazzo, è il comandante custode di tombe. E qui magari c'è da dire due parole in più, dato che non lo si vede giocato quasi mai. Il comandante è un livello 5, 1900-1200, ovviamente con necrovalle diventa molto più grasso, ovvero 2004-1007. Ha due effetti. Il primo è che quando lo evocate in campo tramite tributo, rievocate un custode di tombe dal cimitero. Quindi, male che vada, potete rievocare anche proprio il custode di tombe che avete tributato per rievocarlo, quindi è un livello 5 che fa più 1 in campo praticamente. L'altro effetto è che il vostro cimitero non è influenzato da necrovalle. Questo effetto in realtà non ci serve a nulla perché nel mazzo non giochiamo niente che vada a smastricciare con il cimitero, ma non importa perché a noi la cosa più importante che ci interessa è che è un 2004 che quando entra fondamentalmente ci rievoca o il mostro che abbiamo tributato o un altro, comunque, custode di tombe. Ora, riguardo alle magie, ovviamente 3 per di necrovalle, che oltre a fare il solito effetto simpaticissimo antimeta di non far evocare i mostri caos, non far attivare Mago della Fede, il secondo effetto di assalitore notturno, richiamo il posseduto, sepoltura prematura, eccetera, eccetera,
ovviamente ci pompa i nostri custodi di tombe di 500 attacco e difesa, che è una cosa fondamentale. E dato che è fondamentale che ci sia Necrovalle, giochiamo anche due terraformare per avercela in mano il prima possibile. E anche il più possibile, in un certo senso, perché se ce la distruggono, così ne abbiamo magari già un'altra copia in mano, se avevamo un terraformare e lo abbiamo attivato, e quindi ottimo così. Adesso parlando di uno dei problemi che si incontra quando si gioca a Custode di Tombe, ovvero Nobiluomo dello Scambio. Perché se ci becchiamo Nobiluomo su Spia Custode di Tombe, ci devasta quasi il mazzo, perché oltre che ne giochiamo tre ovviamente, è anche uno dei mostri principali, perché una volta scoperto andiamo a prendere il Custode di Tombe che ci pare e quindi è molto utile, oltre a essere grosso in difesa. Quindi abbiamo due carte per proteggerci Spia Custode di Tombe e non solo. Le vedremo tra poco. La prima che vediamo subito è il mio corpo come scudo. Paghiamo 1500 life points per annullare una carta qualsiasi che abbia come effetto quello di distruggere un mostro sul terreno. Il costo è un po' elevato, ma quando si tratta di annullare appunto Nobiluomo su spia o una forza riflessa che ci sta per distruggere due o tre custodi di tombe o torrenziale o i soliti spacchini, insomma, fondamentalmente non è più così un grosso problema. Poi, sempre un'altra magia in due per è Libro della Luna. Il libro è un'ottima carta, versatilissima, utilizzabile sia in attacco che in difesa. In attacco perché possiamo coprire mostri dell'avversario, quindi annullandogli l'effetto, diciamo, per un turno. Quindi è una maniera economica e molto utile per liberarsi tipo di limite dei mille occhi, soprattutto se lo attacchiamo con un lanciere custode di tombe. E così trapassiamo. E appunto, proprio perché giochiamo lanciere, è utile anche per fare un po' di danni in più quando vogliamo attaccare l'avversario e eventualmente anche per distruggere mostri che altrimenti sono troppo grossi in attacco, li mettiamo in difesa. Un po' lo stesso concetto di Assalitore Custode di Tombe, insomma. Mentre difensivamente lo possiamo usare per salvare i nostri Custodi di Tombe da eventuali spacchini che distruggono i mostri scoperti, tipo Anello della Distruzione, Forza Riflessa, o per non farci rubare i mostri da Strapapossesso o Controllo della Mente, e non ultimo possiamo usarlo per ricoprire eventuali Spia Custode di Tombe o Giara Trasformante o Guardia Custode di Tombe per riattivarne gli effetti. Adesso, riguardo alle magie in monocopia, cominciamo con uno splendido Tributo Reale. Attivabile solo se controllate una Necrovalle in campo. E quando viene attivata, entrambi i giocatori devono scartare tutti i mostri che hanno in mano. Ovviamente è devastante contro Chaos, perché essendoci poi Necrovalle non può, per l'appunto, farci più niente praticamente con i mostri che ha mandato al cimitero, ma anche contro altri mazzi è spesso parecchio utile. Certo, può sempre capitare la volta in cui l'attivate, avete sfiga e scartate 0 o 1 soltanto all'avversario, però ci sono anche delle volte in cui li scartate molto di più e quindi questa carta di main può non piacere a tutti, ma a me sì, soprattutto quando funziona. E siamo arrivati al comparto noioso, quindi giochiamo Tempesta e Tifone, entrambi gli spacca magie trappole. Giochiamo solo Strapapossesso, non Sepoltura, perché non servirebbe a niente quando c'è Necrovalle. E poi tanto noi giochiamo già il mostro resuscitato per i custodi di tombe che vediamo adesso, quindi chi se ne frega. E poi Amfora e Carità, due di meno non lo giochiamo perché, essendoci già due il mio corpo come scudo, rischiamo già di pagare un sacco di life points con quelli, quindi va bene così. E poi per scartare carte dalla mano dell'avversario abbiamo già Tributo Reale e un'altra trappola che vediamo tra poco. Per l'appunto, riguardo alle trappole, in due per il mostro resuscitato dei custodi di tombe, ovvero Rito dello Spirito, con il quale rievochiamo dal cimitero un qualsiasi custode di tombe, compreso il comandante, e questo è un'ottima cosa, perché se c'è Necrovalle poter rievocare un 2004 così a gratis, svincolato dalla carta, insomma, è ottima come cosa. Anche perché l'effetto di Rito dello Spirito non è influenzato da Necrovalle, quindi anche se c'è, noi possiamo evocare tranquillamente il nostro custode di tombe dal cimitero. Ora, la seconda carta che ci aiuta a difenderci dai Nobiluomo dello Scambio, ma anche da altre carte, e annullare carte brutte che non ci piacciono. Due scudo magico tipo 8, che ha due effetti. Il primo annulla l'effetto di una magia che bersaglia un mostro sul terreno, quindi Nobiluomo dello Scambio, ma anche Controllo della Mente, Strapapossesso, Scambio di Anime, Controllo Avversario, Libro della Luna e altre, ma queste sono le più giocate, insomma. Quindi veramente ottimo per salvarci a gratis, senza pagare 1500 con il mio corpo come scudo, la nostra spia coperta eventualmente, o per evitare che ci rubino o ci coprano uno dei nostri custodi di tombe. Il secondo effetto è che potete scartare una magia per annullare una magia qualsiasi dell'avversario. E anche questa è una cosa ottima perché, dato che giochiamo tre Necrovalle, due Terraformare, due il mio corpo come scudo, due Libro della Luna, insomma, di magie ne giochiamo veramente tante, a volte
ci staranno in mano, che non ci serviranno a nulla, allora possiamo usare il secondo effetto di scudo per annullare una magia pericolosa dell'avversario e magari anche Anfora o Carità, se vi va di non far pescare le carte all'avversario, se insomma quel giorno vi sentite abbastanza pezzi di merda. Completiamo il reparto trappole con le monocopie che sono una Sakurezu, perché ci sta sempre bene, insomma, distruggere un mostro attaccante dell'avversario così a gratis. E abbiamo anche Virus Devasta Deck, che è la carta che dicevo, ci può far scartare la roba all'avversario dalla sua mano. Dato che i custodi di tombe con Necrovale diventano tutti almeno dei 2000, a parte guardie e spia, sappiamo che Virus è una carta ottima contro certi mazzi, non tutti, è vero. Però contro roba tipo quei Chaos che giocano praticamente solo Mago della Fede, Tsukuyomi, Assalitore Notturno, Decoici, già Virus, questi li devasta tutti. Oppure, meglio ancora, contro Bandabarn, è una carta veramente ottima. Chiaramente, se fate contro un mazzo che invece gioca principalmente mostri grossi, tipo Chaos Warrior, dove fare un esempio anche Reasoning Gate, soprattutto, e la decidate, giocate qualcosa di più utile. Ah, e nel caso riusciate ad attivare Virus Devasta Deck e dopo ad attivare Giara Trasformante, ricordate che guardate tutte le carte che pesca l'avversario e inoltre gli distruggete tutti i mostri con 1500 meno d'attacco. Quindi quella può essere una combo molto interessante e stronza da riuscire ad attivare. Completiamo il tutto con le staple, la solita roba, insomma, escluso il richiamo del posseduto per i motivi già detti. Allora, dato che questo mazzo l'ho usato parecchio, forse è uno dei mazzi che ho usato di più in assoluto, e gli ho fatto anche una side, l'ho usato anche in un torneino locale che ho fatto qualche mese fa, e tra parentesi, in questo torneino era arrivato secondo. Avevo perso contro il primo, che era un Chaos Turbo, che a quanto pare è stato più turbo di me a farmi il culo. Comunque vi faccio dare un occhio alla side, come l'avevo costruita per quel torneo, e in generale come dopo l'ho usata, con giusto qualche piccolo assestamento che ho dato dopo. Contro Chaos Warrior c'è un soldato cinetico, utilissimo perché guadagna 2000 quando combatte contro i guerrieri, e dato che Chaos Warrior gioca praticamente solo guerrieri, va benissimo. Contro Barn e mazzi trappolosi in generale, volendo anche contro Chaos Warrior, quindi Jinzo, perché tanto noi di trappole non ne giochiamo troppe, possiamo sempre levarne un po', mettere quindi il cinetico, Jinzo e qualcos'altro per difenderci, quindi anche dalle trappole. Un nobiluomo dello scambio, così, contro Chaos, soprattutto quelli che giocano un sacco di mostri con effetto scoperta, ricordiamo che giochiamo anche Libro della Luna di main, quindi possiamo andarci anche un po' in combo, e in generale contro mazzi molto difensivi che vanno a giocare i mostri coperti. Poi c'è anche il secondo tributo reale, che vabbè è opinabile, si può, potrebbe anche mettere qualcos'altro, insomma, però io lo mettevo contro i mazzi in cui Virus Devasta Deck non serviva a niente, insomma, lo toglievo, mettevo il secondo tributo reale, che comunque quando entra e scarti un po' di mostri alla mano dell'avversario già è un ottimo risultato. Contro i mazzi invece che giocano magari Decreto Reale o Jinzo di main, oppure abbiamo visto che ce l'hanno sideato contro per qualche motivo, non lo so, hanno visto Scudo Magico tipo 8, giochiamo Schiacciare, che è sempre uno spacchino generico ottimo, però non è una trappola, perciò dribbla i vari Decreto Reale e Jinzo. Sempre contro Barn e mazzi trappolosi, i decreti reali li giochiamo anche noi, perché tanto, perché già solo loro possono fare parecchi danni a eventuali mazzi con un sacco di trappole. Contro God Control e soprattutto Reasoning Gate, tre per di sigillo maledetto della magia proibita, che forse è anche un po' troppo, si potrebbe anche calare a due volendo, però dato che quando ne metto due dalla side non mi arrivano mai quando servono, preferisco metterne tre. Per lo stesso principio di Scudo Magico tipo 8, giochiamo un sacco di magie, quindi se siamo contro God Control o Reasoning Gate, togliamo due scudi, togliamo un'altra carta che magari non serve contro Reasoning Gate, tipo Virus Devasta Deck, e mettiamo tre sigilli, perché se riusciamo ad annullare ragionando Mostro Cancello o contro God Control Capro Espiatorio o Metamorfosi, siamo già abbastanza a cavallo. Un paio di buco trappola senza fine, come roba diciamo generica da giocare magari contro Chaos Warrior o contro anche Chaos, comunque in generale. Chaos non return, comunque, non confusione dimensionale o ritorno dall'altra dimensione, chiaramente. E vabbè, in generale è un'ottima carta. Abbiamo anche la seconda Sakurezu, che può sempre servire più di altre carte nel main contro mazzi particolari. E infine un tornado di polvere per distruggere di più magie e trappole, quindi sempre contro Barn, Chaos Warrior o robe del genere. Il mazzo sarà pure considerato un for fun, ma sinceramente se la cava molto bene contro i mazzi meta. Quindi vedete un po' voi come classificarlo. A me pare che
giri parecchio bene, insomma, contro i mazzi considerati più forti. Se volete, fatemi pure sapere cosa ne pensate della lista, se vi è piaciuta, se cambiereste qualcosa, come vi sembra, eccetera, eccetera. E con questo mazzo ho un paio di replay da farvi vedere. Il primo contro un monarca, più o meno, ma molto strano. Giocava Germe Gigante, vabbè, che non è così strana da vedere magari in un monarca, anche se sicuramente non la vedi in tutti i mazzi. E però giocava anche Essenza Antimagia, quindi era anche mezzo antimeta, comunque rompeva un po' il cazzo il fatto di non poter giocare subito le magie. E il secondo era invece contro un Chaos Warrior, un duello lungo, epico, senza esclusione di colpi proprio, molto figo insomma. Bene, a questo punto non mi resta che invitarvi a iscrivervi di vostra completa, spontanea volontà al canale. Perché altrimenti, dato che la lista custode di tombe me l'avevate richiesta in parecchi, più volte, eccetera, eccetera, e io alla fine, da bravo youtubatore quale sono, ve l'ho portata, se non vi iscrivete al canale vi mando a casa tutto il mazzo custode di tombe. Quindi succederanno parecchi casini, il comandante vi darà col batecco lì, col serpente in testa, il lanciere vi punzecchierà le chiappe tutto il giorno e non potrete più neanche dormire, l'assalitore, beh, direi che potete già capire che non ha buone intenzioni. La giara non c'entra niente, la guardia, che pure è anche abbastanza nerboruta, è un energumeno grosso così, vi dà col batecco in testa finché non avete capito. Il tutto mentre Necrovalle si forma a casa vostra, e in più in ultimo spunta fuori Tributo Reale che oltretutto vi mangerà tutti i mostri, dal mazzo, dal raccoglitore, tutto proprio. Quindi stavolta davvero vi conviene che vi iscriviate al canale. Per la lista di oggi è tutto, signori, vi lascio ai replay e vi do appuntamento ai prossimi video del canale. Distinti saluti.